Subito dopo l'uscita del mio video di riprova di Galaxy S20 Plus 5G, molti di voi mi hanno fatto notare che Samsung aveva reso note le tempistiche di rilascio della nuovissima One UI 3.0 basata su Android 11, ed effettivamente l'è arrivata. L'ho installata, ci ho giocato e sono pronto a dirvi quelle che sono le novità, in attesa che ovviamente arrivi anche a voi come aggiornamento incrementale sul vostro dispositivo. Quindi, cominciamo! Il primo evidente miglioramento di questa One UI 3.0 riguarda l'aspetto estetico e in particolar modo le icone, anche se effettivamente non è che ci si faccia più di tanto caso. Come state osservando, sono state rese molto più coerenti con quella che è la nuova grafica di tutta l'interfaccia. Quello che però è stato stravolto completamente è la tendina delle notifiche. Ci basterà infatti fare uno swipe dall'alto verso il basso per notare in primis il cambiamento di opacità e in secondo luogo il raggruppamento migliore di tutte le nostre notifiche. Infatti ci basterà fare uno swipe sulle varie applicazioni preferite per andarle a leggere singolarmente, ma quando apriremo la tendina il colpo d'occhio sarà più o meno questo. Invece, facendo un ulteriore swipe verso il basso, qui ci troveremo all'interno di una schermata che include unicamente i toggle rapidi. Come state osservando, questi sono raggruppati nella parte inferiore del display, il che ci permetterà di raggiungerli molto più facilmente anche con l'uso ad una sola mano. Notiamo poi la presenza di altri due piccoli tasti, uno multimedia che ci permetterà di accedere alla gestione della nostra musica e un secondo che invece è dispositivi che ci permetterà di accedere a tutti i nostri dispositivi Bluetooth che abbiamo collegato in precedenza. All'interno del menu impostazioni, in particolar modo qui in schermata di blocco, troveremo una voce chiamata servizi per gli sfondi e al suo interno in schermata di blocco dinamica potremo andare a scegliere ben 5 sfondi dinamici che si andranno ad alternare. Sempre all'interno del medesimo menu, ma qui in widget, potremo andare ad aggiungerne molti altri all'interno della nostra schermata di blocco e saranno poi facilmente accessibili semplicemente facendo un doppio tap qui sul nostro orologio. Tra questi troviamo benessere digitale, che assomiglia un po' a quello che abbiamo visto anche sui dispositivi OnePlus, e ci andrà a mostrare il tempo di utilizzo del nostro dispositivo. All'interno invece della schermata home, ovviamente per le applicazioni compatibili, potremo andare ad aggiungere nuovi widget semplicemente tenendo premuta sull'applicazione e andando a cliccare qui alla parte destra di questa tendina che è appena fuoriuscita, o andare a bloccare il nostro dispositivo in maniera molto semplice facendo un doppio tap sulle aree dello schermo che non sono occupate né da applicazioni né da widget, in questo modo. All'interno dell'applicazione rubrica potremo poi andare a cancellare senza troppi problemi i nostri contatti duplicati, stando tranquilli che se abbiamo effettuato un'operazione erronea li potremo recuperare fino a 30 giorni attraverso una modalità cestino che è presente all'interno della nuova One UI 3.0. Questa modalità cestino è poi presente anche all'interno dei messaggi. Per accederci sarà semplicissimo, ci basterà entrare nell'applicazione, cliccare sui tre pallini e cliccare qui su cestino, andando quindi a recuperare tutti quei messaggi che magari per sbaglio abbiamo cancellato. Molti di voi avevano poi segnalato una lentezza negli scatti qui nell'applicazione fotocamera, cosa che sembrerebbe essere stata risolta e finalmente il dispositivo è scattante e reattivo già subito dopo aver premuto il nostro tasto di scatto e anche il passaggio tra le varie fotocamere, come state osservando, è molto più fluido. Qualcuno dello sguardo più attento avrà poi notato che tutto il menu delle impostazioni è stato completamente ridisegnato, e questo per permettere di trovare più facilmente tutte le impostazioni che stiamo cercando. Oltre al nome infatti del vario sottomenu potremo vedere che cosa c'è al suo interno, ed è stata ulteriormente migliorata la funzione cerca, che ci permetterà sia con dei suggerimenti sia ricercando la parola che vogliamo di andare a trovare l'impostazione desiderata. Un altro piccolo restyling riguarda poi anche la tastiera Samsung, che oltre all'introduzione di nuove lingue è stata leggermente ridisegnata per aumentare la barra spaziatrice e per migliorare l'accesso alle impostazioni, per cui ci basterà cliccare qui sulla rotellina per andarle a gestire tutte in maniera semplice e veloce. Sotto la facciata delle funzionalità che vi ho presentato fino adesso è inoltre presente una nuova gestione della privacy che permetterà di fornire un'autorizzazione singola ad un'applicazione o andare a cancellare tutte quelle autorizzazioni fornite in passato per le applicazioni che non andremo ad utilizzare da un po' di tempo. Un'altra modifica si avrà sulle routine di Bixby, che andranno sempre di più ad aiutare l'utente nelle varie operazioni quotidiane, e per la modalità DEX
che personalmente non utilizzo, ma che permetterà di mantenere il layout attuale del nostro smartphone anche quando andremo ad utilizzarlo collegato ad uno schermo. È ancora un po' presto per parlarvi dell'autonomia del dispositivo, per quello mi prendo qualche altro piccolo giorno di test e magari ne parliamo insieme su Instagram, ma quello che ho notato subito una volta effettuato l'aggiornamento è l'incremento prestazionale. Finalmente tutte le animazioni sono burrose, veloci, fluide e assolutamente in linea con quella che poi la fascia di prezzo del dispositivo. Una delle funzionalità che poi ho apprezzato maggiormente è il nuovo design della tendina delle notifiche, che finalmente mi fa arrivare facilmente quick toggle e che organizza in maniera, diciamo, consona tutte le notifiche che ci arriveranno dalle nostre app preferite. E la vostra invece qual è? Magari fatemelo sapere qui sotto nei commenti, così ne possiamo parlare insieme. Se questo video poi vi è piaciuto, come sempre sparate un bel like di incoraggiamento, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina delle notifiche. E ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti da Niccolò.